Lurelio, lasciami dire, finalmente ho il piacere di avervi qui al Salotto, perché so che insomma da quest'autunno è cominciato a uscire qualcosa, o meglio, credo che quest'autunno sia proprio uscito Out of Time. Esatto. Che è il, insomma, il lavoro che presenti, però immagino che come tutte le cose sia stato un percorso lungo. Sì, diciamo che è iniziato tutto intorno a gennaio dello scorso anno, abbiamo cominciato a preprodurre il disco intorno a gennaio-febbraio, in studio a giugno. È uscito il singolo il 27 novembre, che è Monsters, mentre l'album è uscito a dicembre. Senti, so che è un lavoro, diciamo, in qualche modo mi è stato presentato come qualcosa che si muove tra Torino e Roma, è vero questa specie di Sì, perché io sono nato e cresciuto qui, mi sono dovuto trasferire a Roma per lavoro. Però sai quelle cose purtroppo che succedono, dici, ma mi dispiace, dovevo andare a Roma per ma lavoro. Guarda, ti assicuro che mi dispiace, io tornerei qua domani mattina, però purtroppo il lavoro è giù. E quindi sei anche tu un pendolare della musica in questo caso. Esatto, più che dell'amore, caso sì. Diciamo. Un pendolare della musica, e diciamo questa matrice blues te la porti dietro da quando eri, come si dice, giù pischello. Ecco. Sì, perché è iniziato tutto con i dischi di Gary Moore, poi James Brown, io ascolto veramente di tutto, da Johnny Cash a Bob Dylan, Beatles, Oasis, sto aspettando mezzanotte perché esce il singolo dei giornalisti. Quindi allora tu ne sai già qualcosa, l'avrai già sentito, ma come no? No. Ah, non sei in bassa di no, so che esce, ma non ho. Sai, sì, no, io non ho ascolto di tutto davvero. È importante. Quindi, poter ascoltare. Sei un fan di Tommaso Paradiso, di giornalisti. Anche. No? Anch'io, quindi adesso mezzanotte poi scopriremo di che si tratta, però diciamo, ecco, muovendoci con questo tempo in diretta, invece tu sei out of time da su, con questo esatto. Punto di vista, un po' fuori dal tempo. Esatto, perché il disco comunque è molto, fondamentalmente è stato scritto solo con la chitarra acustica e l'armonica, poi lui mi ha dato una grossissima mano a riarrangiare tutto il disco, e il disco è stato riarrangiato da me, lui, Alessandro e... Beh, allora questo punto io volevo fartelo fare dopo, ma a questo punto facciamo la presentazione come no, presentaci i due, allora, ragazzi della band. Alessandro, Joey Tassello, lasciamogli un applauso, chitarra. Come si deve, come si merita. Lui è stato l'artefice di tutto questo lavoro, perché l'idea di fondo era la mia e lui mi ha aiutato veramente a tirarla fuori. Certo. Alex al basso, ma non soltanto, anche lui è stato importante nella produzione del disco, perché ne ha fatto parte, ha suonato il basso nel disco, ha suonato il pianoforte in un pezzo, e abbiamo discusso parecchio su come riarrangiare gran parte delle canzoni. Lui invece, Davide, si è unito soltanto successivamente, però ha dato una grossa mano sulla versione live dei brani, quindi sono tutti importanti. È un progetto che nasce come cantautorato, chitarra acustica e armonica, però si è ingrandito grazie a loro. Cioè... Si è espanso, esatto. Lo sa che poi non... Beh, facciamogli un applauso, diciamo, generale a tutta quanta la band. Va bene, allora adesso entriamo nel vivo di questo tuo lavoro. Il prossimo brano come si intitola? Untitled Black and Blues, a proposito di blues. Hai capito, Black and Blues, qualcosa di prima che mi sono perso. Untitled Black and Blues. Untitled, giusto, senza titolo. Signore e signori, Black and Blue Radio qui al Salotto. Dusty jar. I got a rusty kid, I got a shit in the yard. I got a troubled mind, there's stupid things to say. 99 problems, no song in it parade. And I owe no money, and I don't want you. And I don't want to see you later, cause I don't want bad news. I'm going through. I have no woman, wait for me at the bar. I got two squeezy worms lying in the jar. I got a boogeyman screaming inside my mind.
American shoes, please be kind, rewind. And I owe no money, and I'm so blue. Don't want to think about the future. Should I see through between black and blue? I don't want bad news, but I'm doomed, 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 yeah. A dusty jar, I got a rusty gate, I got a sheet in the yard, I got a troubled mind, there's stupid things to say, not problems, no song in it parade, not problems, no song in it parade, not problems, no song in it parade. And I got a boogeyman screaming inside my mind. Grazie. Oh yeah, mi veramente. Oh yeah, Black and Blue Radio. Vabbè, qui siamo nel regno del blues, diciamo, questa musica quasi mistica. Sì, non solo, perché l'EP si intitola Out of Time, però è un insieme di generi. La matrice è quella. Però ad esempio il prossimo singolo sarà, diciamo, completamente diverso rispetto a questi qua. Sono sei pezzi, tutti diversi gli uni dagli altri. Anche perché, se non sbaglio, tu sei anche DJ. È uno zampino come DJ o mi è arrivata una notizia falsa e tendenziosa? Guarda, io ho iniziato, avevo un gruppo hip hop nel 96-97 che si chiamava Filo Conduttore e facevo il DJ. DJ Mega, tra l'altro, perché c'era un pezzo degli OTR che utilizzavo per screcciare durante i DJ set. Quindi, diciamo, è un passato da DJ e quindi chiaramente, come dire, nella musica chiaramente sei immerso. Sì, è iniziato tutto da lì, è iniziato tutto dalla radio, poi fino ad oggi il doppiaggio è la cosa principale di cui mi occupo. Di cui ti occupi. Senti, allora, Davide, abbiamo detto cambiamo scenario però a questo punto. Cambiamo sì. Un po' scenario perché è un'altra situazione. Esatto, allora questo singolo si intitola Monsters ed è il singolo che ha lanciato l'EP. Il video l'abbiamo realizzato a Roma, purtroppo loro non c'erano, l'ho realizzato con i Videomat, che sono degli amici che mi hanno dato una mano, ho avuto la fortuna di poterlo presentare in esclusiva su Rolling Stone, ha avuto un sacco di visualizzazioni, perché diciamo, il video racconta la storia, racconta la canzone, è stato girato in un teatro e Monsters parla praticamente delle paure che tutti noi abbiamo. Io li ho chiamati mostri, però ognuno li può chiamare come meglio preferisce. Suocere, esatto. Chiaro, dipende dalla situazione che lo vive. L'atmosfera, ma principalmente perché inizia con un La minore, come quasi tutte le canzoni di Johnny Cash, è alla Johnny Cash. Benissimo, allora immergiamoci in questa atmosfera con Black and Blue Radio. I see monsters day by day in my daydreams. I see something weird when they look at me. And I see monsters. Monsters is what I see. And I see monsters. Monsters are there for me. I don't know exactly what is their name, but I know every day they are always the same. Hello monsters, what do you want from me? I hate you monsters,
monsters that I used to be. And I turned into a monster when I open my eyes, when I fight with my shadow in a sunny July. Hello monsters, monsters are you and me. Mighty monsters, show me how I can get free. Scars on my arms to remind me when I've been a forest and I pass through all my nightmares. You monsters, monsters are you and me. And I see monsters outside this cage I've made. Grazie. Monsters.